Ciao, adesso parte beauty e diciamo per cura per la persona. Altro sacchettone, non saranno i finiti di agosto perché sono un bel po' che non li faccio, per cui non è che sono cose finite di un mese, anche quelle alimentari, ho tenuto quelle che potrebbero essere un po' più interessanti. Adesso se stesse fermo come quello di prima, adesso chiudo tutta la montagna così poi entro con i bidoni della differenziata. Allora, questo sarà in un anno ne abbiamo finito l'anno scorso due, quest'anno uno, zigzag, insettivia, repellente, lime amaro, si può spruzzare anche a testa in giù, però non è più efficace quest'anno proprio. Allora, io l'ho trovato sempre a 2,90 euro, 1,90 euro, 2,90 euro, l'ho visto anche a 5 euro ultimamente e non è più efficace, per cui basta, non l'ho più ripreso. Però il profumo è veramente buono, quando i bambini andavo già a spruzzarlo ai miei, ma che buono, ce lo fai anche a noi, figurati, se non glielo spruzzavo anche a loro. E per cui dovete ringraziare anche i bambini per questo prodotto finito. Poi troverete perché adesso mi è finito sotto, quando mi verrà fuori il suo pezzo. Questo non è il suo beccuccio di questo prodotto qua, ma ho voluto fare una prova. Questo è il Lactaseed, olio prezioso, olio detergente intimo, ultra delicato, che è tutto spattaccato. Come vedete non è calato tantissimo, che vi avevo detto in un video che là sotto no. Allora ho smontato un detergente mani, gli ho messo questo per usarlo per le mani. No, cioè io ci ho provato, l'ho usato per le mani, l'ho usato lassù. No, cioè questo finisce. Io lo porto in discarica, cioè questo lo butto via così. È una roba allucinante. Vi dico, non lo posso usare neanche per le mani, per cui per me lo porto. Devo andare a portare anche una cosa là, per cui lo porto là. Perché è una cosa allucinante. Mi irrita la pelle da morire. 200 ml di. Sembra acido su di me. Sul piccolo non ci provo neanche perché lui aveva la dermatite atopica, figuriamoci. Potrei rifilarglielo al marito, ma ci mette troppo a sciacquarsi, cioè diventa matto poi. Ne ho finiti due perché mi sono piaciuti un sacco. Questi della ultra dolce al cocco. Niente da dire perché sarà il terzo o il quarto che finisco di quest'estate. Non è proprio il doccia schiuma dell'estate. Quest'anno non ho avuto proprio il doccia schiuma dell'estate, però diciamo che si è battuto bene. È un cocco che non snausea e poi lascia la pelle morbidissima. Sono pochi quelli che non mi sono piaciuti dell'ultra dolce. Ce n'è uno qua. Mio marito si è finito questo, la felce azzurra per le mani. Classico. Gliel'ho preso per farlo contento, ma la felce azzurra in casa mia no, perché mi dà proprio fastidio l'odore sentirglielo addosso alle mani. Gli ho detto guarda, io te l'ho preso, ma basta, perché mi dà proprio fastidio. Ho provato a prendere uno modificato, non l'originale. Questo è ai fichi, l'ho messo in cucina. Subito mi è piaciuto un sacco questo. E diciamo fino a metà, poi ha cominciato a snausearmi il profumo di fichi, per cui neanche quello non è stato amore, proprio felce azzurra, a parte l'ammorbidente. Allora, questa si è smontata. Sono delle salviette che promettevano Miracle Correct, vitamina E, Dea da Sea Salts for Mature Skin, 60 pezzi, li avevo pagati forse 1,50 euro. La confezione era bella con la sua chiusura in plastica, che però si sono seccate perché a un certo punto l'ho trovata così. Si è aperta perfino questa. Allora, già le salviette facevano cagare, cioè le sfilavi, erano tutte sfilacciate e non facevano niente. Poi si sono anche seccate e suicidate, per cui molto felice di questo prodotto. Poi, questo è uno dei pochi ultra dolce che non mi sono piaciuti, insieme a quello alla camelia, penso che sia quello che non mi piace. Era quello che mi mancava, Pino Marittimo, e meno male ho preso la versione piccola, che è la versione 250 ml, è l'esatta metà di questo. Tra l'altro non l'ho pagato, essendo 250 ml, non l'avevo pagato niente tanto economico, perché questi costano 1,79 euro, 75 euro li trovo, questo era costato 2 euro qualcosa, ed è la metà, però volevo provarlo. È un profumo, magari più vicino, è un profumo prettamente maschile secondo me. E mio marito non ha voluto saperne di usarlo, l'ho dovuto finire io, ma vi assicuro che ho fatto gran fatica perché proprio non mi piaceva. Mi è piaciuto un sacco questo di L'Angelica, frutta viva, bagno doccia, cocco, ad azione nutriente. Questo erano 500 ml, l'ho pagato 2 euro forse. Buono, buono, anche questo qua non era un cocco per niente sintetico. E l'anno prossimo, se ci sarà ancora, sicuramente lo riprenderò, perché con il cocco io adesso dovrei aver finito. Ho qualcosa al cocco, ho uno shampoo, quello della Garnier Mo, mi pare. Questo era una mini taglia, insomma, 100 ml, era un barattolone gigante, cioè erano 100 ml, ma era il tubone gigante. Capelli secchi e sfigurati, Vital Care, shampoo, Nutriv, questo.
Mi è piaciuto abbastanza, un buon profumo, era 1,50 euro insieme al giornale, l'ho finito, mi è piaciuto abbastanza. Non da comprare in taglia normale. Questo non l'ho finito. Footmousse di Lidl, l'edizione limitata era, non mi ricordo più. Vediamo se c'è scritto. La Tropical Summer, meno male c'è scritto. No, anzi, l'ho messo alla sera mettendo un paio di calzini bianchi. Il giorno dopo gli avevo no secchi di più i piedi. Cioè sembrava che ci avessi, gli avessi scartavetrati. Assolutamente no. Poi abbiamo finito uno di questi, di Ultra Dolce, questo qua alla crema d'avena. Ci piace tanto anche questo qua. Finché li trovo, ripeto, 1,75 euro posso anche prenderlo. Questo bello l'ho aperto, meno male era vuoto. Questo l'ho usato in piscina. Sempre della Lidl, sempre della Tropical Dream, Tropical Summer, questo Tropical Dream Shower Gel con olio e perle, c'erano microperle esfolianti, non si sentivano neanche, una cosa veramente inutile, il profumo era buono però, era ananas, era buono, profumo buono. Poi abbiamo finito questo dell'Herbal Essence, potere idratante, shampoo, il profumo di coco sa veramente poco, ma appena appena lo usate, dopodiché non lo sentite più, sì, buonino, è che a un certo punto ho scoperto che lo usava anche, calava, lo usava anche Mattia, gli ho detto non lo devi usare tu perché, no aspetta, non è questo, no, questo sì andava bene, no era un altro shampoo che era un antiforfora, gli ho detto amore, non lo devi usare, tu non c'hai la forfora, poi lui si è finito, pasta del capitano con Luttorio Junior, più 6 anni, ovviamente lui ne fa 7, a ottobre, senza alcol, gusto menta dolce. Non mi ricordo, non mi pare che ci sia lo zucchero. No, questo qua. Gli è piaciuto un sacco. La dentista gli ha detto sì, usa il colluttorio. Lui ha detto, ah, ha detto che devo usare il colluttorio. Adesso l'ha finito, deve venirgli in mente che l'ha finito, che così mi tormenta fin quando non glielo compro. Mio marito ha finito due doccia schiuma, il suo solito, questo Nivea. 250 ml lo trovo a 1 euro e forse 1,50 euro, 1,20 euro neanche. Ma no, forse 80 centesimi, non mi ricordo. E lui ha voluto provare a prendere questo Active Clean, che adesso di questa linea qua ha preso anche il deodorante. E questo gli è piaciuto tanto, però gli è piaciuto tanto, ma non mi ha detto di ricomprarglielo. E in teoria, vedete, c'è il suo deodorante, che ha finito, che però super giù. È un po' più blu, quello là è un po' più nero, vabbè, questo qua gli è piaciuto un sacco, gli ho detto allora cambia, era finito il suo, non ci trova più il suo, sempre di questa linea ma bianca, gli ho detto provane un altro, no, ha preso dei deodoranti della Neutro Roberts, mamma mia, un fetore pazzesco, troppo forte la profumazione, e ha provato questo, mi ha fatto contenta e vedi che sono attivato bene, io ho finito il mio, perché di Nivea io uso solamente deodoranti, questo. E questo nel vetro, poi quello a cui ho smontato il tappino per quella schifola olio è questo Fresh and Clean idratante emolliente, sapone mani e viso, ibiscus e olio di macadamia, buonissimo, l'ho anche ricomprato perché mi piace un sacco, però ha una punta sotto leggermente maschile nel profumo, ma però mi piace un sacco e meno male che me l'ero tenuto, così me lo sono fotografato per andare a ricomprarmelo. E viva i prodotti finiti! Poi ne ho un bel po', ho finito questo che avevo preso anche l'anno scorso, il Vidal ananas e cocco, il cocco si sente poco, l'ananas di più è piacevole, è piacevolissimo, quando c'è tanto caldo, quello lì mi piace un sacco. Poi ho provato a prendere questo della Venus, io uso, sapete, il detergente intimo, quello con il tappino rosa, mi trovo da Dio, ho preso questo qua invece che è per le mani, Sensitive Latte di Mandorle, questo mi è non mi è dispiaciuto, ne ho presi due, uno l'ho usato nel mio bagno, uno in cucina. Sì, può essere che lo riprenderò, ma adesso Linda ha buttato fuori queste cosine qua, sapete che io prendo i saponi da Linda. Ne avevo una boccetta di quando era piccola, nuova, intonsa, e l'abbiamo usata per fare il bagno, ma a lui non piaceva il profumo. Aveno Baby Fluid, detergente corpo con avena colloidale, questo. E a lui non è piaciuto, anzi mi ha praticamente odiato, gli ho detto dobbiamo finirlo, era nuovo, sennò, cioè 7 anni da quando era nato, insomma. Era nuovo ma era nascosto tra salviette e scorte, ho ancora una scatola di pannolini di scorte, che non vanno male, stanno là, e voglio dire, cioè, era nuovo per cui l'abbiamo usato. Poi sono riuscita a finire questo, ma a me brucia un sacco gli occhi, Garnier struccante occhi, Express 2 in 1, è quello viola.
da shakerare, miscelare, no, per me non va bene, l'avevo preso in offerta per provarlo, ma no, su di me no. Ne ho finito uno forse, sì, di questo, perché mi sono truccata poco, il Garnier Sensitive, questo struccante bifase 2 in 1, questo invece lo amo. Questo mi toglie tranquillamente le nuove ink di Maybelline, le matte, questo qua con un battuprovino di cotone, frutto, vengono via, tutti si lamentano che non vengono via con niente, io lo tolgo tranquillamente con quello. Non vedevo l'ora che finisse, io questo l'ho usato per lavare i pennelli, per dirvi quanto mi è piaciuto. Garnier Skin Active Gel Micellare Struccante per il normale viste, strucca, purifica e equilibra la pelle, no, non mi è piaciuto. Sì, sì, sclera meno così, là. Non mi è piaciuto, tirava un sacco la pelle e poi lasciamo perdere se capitava negli occhi, vero? Voglio dire, un detergente è facile che capiti negli occhi, no, non mi è piaciuto. Sì, l'ho usato per i pennelli ed è finito. E disperata che non funzionava più quello delle zanzare, ho provato a prendere questo, sempre spray secco, si poteva spruzzare sui vestiti, questo della Vape, questo qua un incubo, cioè quando lo spruzzavate questo qua non respiravate più, cioè ne è rimasto un goccino, ma ho detto basta, perché adesso ho preso uno di quelli tipo quelli della Kiko oppure quelli della delle altre marche che sono liquidini, cioè li spruzzate, dovete spalmarli, sempre però della Sandokan, la marca di quello lì per i piccioni, sempre dalle Laura Merlin, che ha un profumo buono, non tanto da quell'odoraccio che ha da citronella, sì, si sente leggermente, ma buono veramente, questo ci stanno lontane, per cui costa un botto, perché costa 8 euro, costa come spray delle tortore, però insomma, qua quando fanno il trattamento si sta anche bene, appena passa il trattamento, cioè, ci mangiano. Abbiamo il parco qua sotto e ne avevo ancora uno, l'ho usato per i piedi, povere unghie dei piedi, quest'anno proprio anche adesso sono senza smalto, cioè non ho voglia di star dietro i piedi quest'anno, è una roba allucinante, sandali messi proprio nel culmine del caldo, ma sono altrimenti scarpe e sì, le curo, le limo, il sistema, sono le pedicure, ma lo smalto zero e ne ho finito, ne ho ancora uno di questi qua, questo qua della Parisienne, l'acetone, che quello sulle mani io non riesco più ad usarlo perché da quando non lo uso più le mie unghie non si sono più sfaldate, per cui parliamone. Poi ho finito una confezione di salviette rosa della Sienna, queste, e tra l'altro sono anche in offerta in questo giorno, mannaggia che le ho viste adesso, potevo farmi la scorta, erano 90 centesimi mi pare, queste mi sembra invece che me ne sia rimasta solo un pacchettino. Le vendevano da Eurospin, Biocore, acqua micellare, salviette, queste io le ho amate, non so perché non le rimettono, hanno anche un buon inci, non bruciano gli occhi, struccano benissimo, non bruciano, un profumo leggerissimo, non le hanno messe. Anche questo l'ho finito a fatica perché lo struccante occhi a me non strucca, cioè è tipo un trucco abbastanza, sì, non si vede un cavolo, ma un trucco abbastanza insomma importante sull'occhio, questo non me lo tira via, neanche il mascara, non so, agli altri piace, a me no, questo ci è piaciuto un sacco, era sempre un campioncino, 1,50 euro sul giornale, Ayurveda Biopoint, quintessenza di bellezza shampoo, con estratti di amla e oli essenziali di ylang-ylang, bergamotto e arancio amaro, questo, cioè io e Mattia, se potevamo farci anche la doccia con questo qua, era buonissimo, questo mi sa che se ci vado a tiro me lo compro, perché è buonissimo il profumo, anche il capello rimane molto morbido. Poi ho finito una crema mani, questa della Sienna, questa la camomilla, mi piace tanto perché è leggera per il periodo, io devo mettermi continuamente, una fila di prodotti che è una roba allucinante, devo mettermi, cioè non c'è niente da fare, devo continuare a tenermi la crema sulle mani. Questo lo butto perché l'avevo preso l'anno scorso, ho provato ad usarlo, crema viso idratante autobronzante della Sol Bottega Verde, no, puzza, mamma mia, puzza una coda da solito odore che ha l'abbronzante. Quando poi l'avete sulla pelle l'autoabbronzante, no, cioè non ce la posso fare, sopportare quell'odore lì. Mattia si è finito la schiuma da barba, questa nelle mini taglie, me le fa comprare perché lui col papà fa finta di farsi da barba, la schiuma da barba, e lui la usa, ha un finto rasoio per farsi da barba, l'ha finita la schiuma da barba. Poi, non l'ho proprio finita, ma non riesco più ad usarla, questa era un'edizione che era uscita, di Sienna. Questa crema era un siero antirughe effetto lifting con senza parabeni e con, mi pareva che ci fossero qualche particelle di oro, ma non vorrei sparare cavolate,
No, non c'è scritto niente. Sulla scatola forse, beh, vabbè, comunque subito mi piaceva, poi lo mettevo e quando si asciugava mi tirava la pelle, ok? Effetto lifting, ma mi pareva di avere un adesivo che mi tirava la faccia e comunque esteticamente non si vedeva nessuna differenza, in cui non mi piace. A me non è piaciuto. Questo di Essence, volume stylist, 18 ore, curl and hold mascara. Io non riesco a struccarlo neanche con il mio bifasico, questo non riesco a struccarlo, se riesco a struccarlo mi strappa le ciglia. No, assolutamente no. Butto questo di Essence, che tra l'altro hanno messo anche in omaggio su un giornale, che qualcuno ha avuto il coraggio di scrivermi su un commento su Facebook che era una tinta, cioè questi qua erano tinta labbra, cioè no, assolutamente no. Appiccicoso, brutto colore, assolutamente no. Ultimi prodotti: una maschera My Mask Anti-Age Nutriente Elasticizzante. Normale, niente di che, non mi ha fatto una cosa così eccezionale. Poi non mi è piaciuta la maschera in tessuto anti-age di Geomar. Questa era sì, anti-age con collagene e estratto di peonia. Questa. Non mi è piaciuta perché, allora, a parte il fatto che è fatta male, cioè i buchi non combaciano bene, e poi è talmente imbevuta di prodotto che quando la. A parte il fatto che non riuscite neanche ad aprirla per metterla sul viso, ma quando riuscite forse a sistemarla un po', vi è gocciolato la roba da sopra dentro negli occhi, brucia da morire, vi gocciola la roba dappertutto. E poi io, quando si è asciugato il siero, ho dovuto lavarmi la faccia perché mi dava fastidio. Per cui, no, a me non è piaciuta, dovrei averne un'altra versione da finire. Poi, queste salviette le sono dentro nella scatola dei fior di magnolia per fare la ceretina ai baffi. Allora, non credo che le userò più quelle ceretine lì perché mi hanno staccato anche la pelle. Io sono abituata a quelle di Lid, mi trovo benissimo. Ma questa salvietta post-depilazione che c'è nella scatola è al mentolo, è una cosa allucinante. Cioè, io capisco che forse il mentolo per loro dovrebbe fare un'azione boh, rinfrescante, eccetera, ma mi ha bruciato, che era una roba allucinante, per cui no, mai più. Ultime due sono questi campioncini di crema mani al burro di karité che mi avevano dato da Bottega Verde, non so, io ne ho parecchi là. Per riuscire a farmi le due mani ho dovuto usare tutti e due i campioncini perché ce n'era talmente poca che non riuscivo a farmi neanche l'unghia praticamente con la crema. Adesso vi faccio vedere un po' come siamo messi qua, se ci riesco. No. Volevo farvi vedere il disastro che c'è qua sopra, se riesco a fare così, vediamo. Ecco, adesso mi devo dare la differenziata. Un bacione, ciao!